cosa succede a questa squadra? Com'è possibile perdere in così poco tempo tutto quello che di buono è stato fatto prima? Questo è il punto, non è che si sta perdendo tutto quello che di buono abbiamo fatto prima. Abbiamo sbagliato una partita intera che è stata quella col Cagliari, poi siamo andati a Genova e la squadra c'era, la squadra era anche abbastanza padrona della partita, però non siamo riusciti a ottenere risultati, un po' per disattenzione, un po' per concretezza, che secondo me è la cosa che ci sta mancando di più. A Delio Rossi è sfuggita di mano la situazione oppure per il tecnico è ancora tutto sotto controllo? No, non parliamo di cose strane, perché si è visto anche oggi il primo tempo, queste sono le voci che cominciano a girare ogni volta che i risultati non arrivano, quindi siamo abituati a queste voci, non è uno il colpevole, né un reparto, né un singolo giocatore, né l'allenatore. Anche oggi i tifosi hanno contestato. Come vivrete la prossima settimana? Qual è la vostra sensazione di fronte alla protesta del pubblico? No, la sensazione nostra è quella di non riuscire a vincere, quindi c'è lo scontento anche da parte nostra. Poi va capita anche la scontentezza dei tifosi, però noi dobbiamo cercare di migliorare e cercare di portare risultati.